Isadora, una ragazza americana, colta, vissuta tra l'Ottocento e il Novecento. Si ribellava all'idea di donna rappresentata dal balletto classico, ossia il torso chiuso dentro strettissimi bustini e corpetti che stringevano al punto da non consentire di parlare e neanche a volte di respirare. I piedi chiusi dentro minuscole scarpette imbottite di gesso per stare in equilibrio sulle punte che finivano per provocare delle vere e proprie piaghe sanguinolenti alle ragazze. I capelli rigorosamente tiratissimi, in complesse e inamovibili acconciature. La figura che veniva fuori era fragile, eterea, passiva. Sempre in un equilibrio precario, il suo corpo cercava continuamente di elevarsi verso l'alto, non toccava quasi mai la terra, se non con la punta dei piedi o per raccogliere un fiore. Il movimento veniva da uno studio fortemente disciplinato, soggetto all'apprendimento di rigidi codici e strutture pre-costituiti. Soggetta all'universo maschile, la ballerina incarnava l'ideale di femminilità nella visione aristocratica e borghese. Beh, ma a te piace la danza classica? Sì, mi piace, cioè, diciamo che mi sembra giusto conoscerla. Ma comunque è sempre la base. La base di cosa? Per imparare la danza. E non so cosa intendi per base. Base d'appoggio, base di partenza. Isadora si trasferisce in Europa, viaggia, studia musica, ha contatti con i principali filosofi del suo tempo. Lei, attraverso la danza, riesce a ribellarsi a quell'idea di donna. Lei libera il corpo. E lo fa all'inizio del Novecento. Lo libera, lo ricopre di tuniche leggere, impalpabili, a volte trasparenti. Lo mostra al pubblico nell'enfasi dionisiaca della danza, che per lei scaturisce da un impulso interiore. Isadora si emancipa nella vita personale e nell'arte, rinnega i suoi tempi, li contesta. La nuova danza non è più tutta protesa verso l'alto, ma scaturisce dalla terra. È in accordo con le leggi della gravità, non le sfida. Vuole rispondere organicamente al ritmo della natura. Iniziano a farsi strada, insieme a un nuovo modo di danzare, temi importanti per le donne, come il diritto di avere figli al di fuori del vincolo del matrimonio. Una rivoluzione. Non battetele mani, non c'è un promesso, mia visione si sconca.
della lingua italiana, a cura di Nicola Zingarelli. Spartiacque, linea di displuvio, che nelle catene montuose rappresenta la congiunzione dei due fianchi. In senso figurato, elemento che divide, che separa in modo netto. Loï Fiulier, Isadora Duncan, Mary Dickman, Martha Graham, Rudolf Laban. Insieme ad altri sono lo spartiacque, l'elemento netto che divide la danza classica dalla danza moderna. Per ognuno di loro il movimento scaturisce da punti del corpo diversi. Il plesso solare, il centro, il bacino. 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 A questo punto della storia, la danza è diventata un modo per comunicare i cambiamenti sociali. Tanto che proprio nel 1968 esce un film intitolato Isadora. La protagonista vince la Palma d'Oro al 22° Festival di Cannes. Thank you.
Thank you.